Ci siamo? Testo! Ottimo! Zombieland? C'è sopra un video. Lo prendo come un sì. I problemi che affliggono il nostro pianeta. Benvenuti! Vi siete mai chiesti come realizzare la scena di un film horror o di un film apocalittico? Bene, io sì, e oggi vi spiegherò come realizzare una foto di questo tipo, in stile apocalisse zombie, anche se in maniera un po' diversa dal solito. Normalmente vi spiego come realizzare foto particolari avendo pochi mezzi, magari fatte in casa con le cose che abbiamo. E in realtà seguirò comunque questo filone, ma questa volta ho deciso di affrontare il problema in maniera completamente diversa. E credo sarà molto interessante anche per voi. Siccome si sta avvicinando Halloween, sto guardando un sacco di film e serie TV in stile horror su Amazon Prime Video. Ed è proprio dopo aver visto la serie che realizzo sulle foto impossibili, mi hanno contattato da Amazon chiedendomi di realizzare una di queste foto impossibili. Allora gli ho detto, va bene, ma portiamo il tutto sopra di un gradino, cioè realizziamola in maniera ancora più interessante e non come al solito. Loro mi hanno detto, noi ti forniamo le risorse e tu portaci a casa il risultato migliore possibile. E io ho detto, va bene. Quindi ho preso uno studio, lui è Lupo, il proprietario, poi un direttore della fotografia, Giulio, con cui ho già lavorato ad un altro progetto che vedrete in futuro, in realtà noi ci abbiamo lavorato prima ma voi lo vedrete dopo, e infine Valentina, una makeup artist, che doveva però saper realizzare trucchi cinematografici in stile zombie. Messe insieme da squadra era il momento dell'ispirazione, quindi mi sono passato diversi film del catalogo di Amazon Prime Video per farmi venire un po' di ispirazione. È molto importante la fase di ispirazione quando cercate di realizzare un contenuto. Certo, poi quello che realizzate deve avere la vostra firma e il vostro stile, quindi dovete metterci del vostro. Non potete semplicemente prendere qualcosa che già esiste e copiarlo al 100%. Alcuni film molto interessanti che ho trovato, da cui ho preso un po' di ispirazione, sono in particolare per la serie horror comedy Ghost Movie, Warm Bodies e Zombieland, che sono tre film molto belli, comunque ben fatti, che però hanno reso un pochino più comedy tutta l'intro di questo video per non renderlo troppo pesante, che non mi sembrava il caso. Poi ho preso ispirazione sul mondo zombie da The Walking Dead. Ci sono più serie su Prime Video e anche The World Beyond, che è una nuova serie originale realizzata da loro. Un altro film interessante da cui ho preso un po' di ispirazione proprio sul look effettivo è Nightmare on Elm Street. Non starò a raccontarvi troppo, ma fidatevi che è molto figo, nel caso guardatevelo. E poi infine, come potevo non citare, I Am Legend, Io Sono Leggenda, con Will Smith, che è un classicone e che comunque una volta all'anno mi riguardo, ed è per eccellenza il film degli zombie. Infatti tutta la parte di trucco dello zombie è un po' presa da quel concept, ecco, in parte. Per la foto in sé, sì, io sarò in piedi e coricato allo stesso tempo. Quindi tu fai tutti e due personaggi, tu poi zombie li metti insieme. Zombie. Esatto, è abbastanza larga e la camera la mettiamo tipo su un treppiede. Questa è una lanterna, tipo una Chinese ball, qua si apre e fa luce diffusa da tutte le parti. Questo, sì, questo serve per chiudere il fascio dove non vogliamo far andare la luce. In realtà le foto che scatteremo saranno ben due, una con me vestito da eroe della storia e una vestito da zombie effettivamente che sta attaccando l'eroe. Scatteremo con A7 III, in questo caso c'è un 20mm 1.8 che è comunque abbastanza ampio e possiamo stare un pochino più vicini. Giusto due viti. Il settaggio delle luci, come vedete, è in realtà molto semplice. C'è questa lanterna cinese che punta verso il basso e che crea i fasci di luce che a noi interessavano, un LED sparato contro il muro verde per dare colore all'ambiente e alla stanza, e uno spot sul retro che mi dia un po' di contorno e profondità nell'immagine. Sempre verde, poiché la luce principale è quella della lanterna ed è calda, gialla, il resto lo volevo più freddo.
Una delle grosse ispirazioni per questo progetto è Benvenuti a Zombieland, che è una sorta di film horror comedy che ho rivisto di recente perché stavo scorrendo su Amazon Prime un po' di titoli e mi è comparso, ed è un film che avevo visto anni fa ed è un film fantastico, l'ho amato. Anche a livello effetti, color, per come proprio gira, è veramente un bel film che a me piace molto. Non è pesante a livello di storia, a livello di horror. Quindi questa è una delle prime ispirazioni per effettivamente questo video. Tra l'altro Giulio ha avuto un'idea, mi ha detto: hai per caso una calza da donna? E in realtà poi l'ha recuperata lui. Però è molto interessante perché ci puoi fare tante cose. Io una volta con una calza di queste molto, molto leggere, quindi ci ho fatto un filtro antipop, e in questo caso la voglio usare per creare un effetto sull'obiettivo, sulla camera, interessante. Quindi vi mostro come realizzare questo effetto in maniera super semplice, ma più che altro vi faccio vedere questa tecnica perché magari vi piace l'effetto e lo potete riprodurre da soli a casa vostra, ecco. Quindi prendi una calza di queste qua. Ora, a questo punto non era ancora settato nel modo giusto, perché va tirata molto la calza. Dopo proviamo quando tutto è settato bene e capiamo. Meno la tiri, più l'effetto è netto. Questa stessa tecnica si può realizzare anche con Promist. Però, per fare sempre lo stesso effetto. Sì, ma... è la stessa cosa, però a casa. Cioè, questo te lo fai a casa, ma qualsiasi cosa deve costa 200 euro. C'è questa differenza. Okay, 3 okay. euro. Dopo facciamo vedere bene anche la differenza tra i sì. due sull'altra lente. Poi così? No, adesso ora bisognerebbe vedere con un soggetto. Abbiamo quindi tirato il telo e settato bene le luci. Un altro film horror super divertente è Ghost Movie, che in realtà è anche un po' demenziale come film. Però se volete farvi una risata durante il periodo di Halloween è fantastico secondo me. Voglio dire, non tutti amano essere spaventati, quindi ci sono anche dei film che possono essere visti ad Halloween con amici, eccetera, evitando roba spaventosa, giocando solo su qualcosa di divertente. Adesso vi mostriamo la differenza dell'effetto di cui vi parlavamo poco fa con la calza e poi con un filtro apposta che ricrea quello stesso effetto, così da farvi vedere la differenza e di quello che si può effettivamente realizzare in casa. Vedete il fascio di luce che si è formato? Quello senza la calza è molto più difficile da ottenere. Insieme alla macchina del fumo e il settaggio delle luci, otteniamo questo bellissimo fascio che si può tenere in maniera più soft con il Promist. Mi piace di più l'effetto che fa la calza. Vedete come un metodo artigianale poco costoso? È l'effetto finissimo. Sia ottimo e addirittura regolabile. Abbiamo diverse reference a diversi film, questa ad esempio è una, e l'effetto come vedete è molto simile. Adesso vi mostriamo un attimo come viene invece col filtro. Adesso c'è un po' meno fumo rispetto a prima, ma l'effetto è molto figo anche con questo. Però onestamente la nostra calza fa un buon lavoro, secondo me. Calza spacca. Bravo. Lavori casalinghi migliori. Tu? No, ti prego, niente lente a contatto. Ok, ecco. Perché nel caso c'è questo che è un tipo sangue finto, okay, da mettere all'interno degli occhi. Vedi, questa la tolgo, immagino. Quindi in linea di massima come funziona processo di allora, cioè quindi metterei qualche cosa per... Sì, esatto, ti deformo il viso come questo con l'attice e poi... Okay. E quello fermerai... Esatto, quindi adesso faremo tutta la struttura e poi andremo di colore. Quindi, amici, questa è la base, giusto? Sì, questa è la base, sì, e adesso... Ci colori sopra praticamente. Coloro. Bello, colorato poi farà completamente un altro effetto. Certo. Non è il periodo migliore per andare in giro così, ma figo. Adesso proveremo a mettere le lenti a contatto. Sarà divertente perché non... è una roba che mi ha sempre terrorizzato, le lenti a contatto. Che devo fare? Tieni occhio aperto, guarda in basso. Scendo del mio meglio, giuro. Sì, in basso occhio. Sangue finto. Meglio. Meno male che so usare After Effects. Stiamo impostando tutto quanto. Sono abbastanza zombie, direi. Scattiamo la prima foto e poi giriamo la scena. Ci siamo messi quindi a scattare le prime foto zombie per poi girare le scene che servivano per l'intro. Dopodiché abbiamo settato la sala nel modo giusto illuminandola. Dopo aver girato abbiamo eliminato il trucco e realizzato il secondo trucco, quello da eroe, che viene rappresentato con delle ferite in faccia. Ora sono vestito da eroe e facciamo la seconda scena. Ovviamente non abbiamo mosso né camera né luci,
Abbiamo semplicemente aggiunto altro fumo e scattato più foto. E abbiamo ancora girato le scene nell'altra stanza che servivano per l'intro. Infine ci spostiamo su Photoshop e molto semplicemente uniamo le due foto creando una maschera di livello e andando a cancellare sul livello sopra, sfruttando il pennello nero, la parte destra dell'immagine in modo da rivelare quello che c'è sotto. Così abbiamo unito le nostre foto. A questo punto non mi resta che ricolorare il nero sfruttando il timbro clone per andare a scurire tutto lo sfondo e non far vedere il set, per poi fare il color grading sfruttando anche i miei preset che trovate col link in descrizione, e molto semplicemente otterrete un risultato ottimo. Così abbiamo la foto principale, ma anche le altre foto. Le trovate comunque tutte su Instagram a chiocciole fra una mesta, o farò un post dove le pubblico, ecco. Potete andare lì, commentare, lasciare un like. Sapete che mi interessa raccontarvi come realizzare idee particolari, partendo effettivamente dall'idea e spiegandovi più che altro il concetto, di modo che voi possiate poi riprodurre e riapplicare queste cose su altri progetti totalmente diversi, piuttosto che fare un tutorial preciso, passo passo, con tutte le indicazioni, che non mi ha mai fatto impazzire più di tanto. Magari ne arriveranno in futuro, però ecco, questo è un video più dedicato ai concetti, all'idea di quello che si può realizzare, creando un bel contenuto, ecco. Quindi grazie per avermi seguito, lasciate un commento facendomi sapere che cos'altro vorreste vedere realizzato, o mandatemi su Instagram foto che vorreste capire come riprodurre, così che ci potrò fare un video in futuro. Grazie ad Amazon Prime Video per avermi dato questa opportunità, e magari ci guardiamo un film in streaming su Twitch molto presto, su Prime Video, ecco. Vi aggiorno, seguitemi su Instagram e ne parliamo lì. Grazie a tutto il team che mi ha dato una mano a mettere insieme tutta questa follia, e noi ci rivediamo molto presto con nuovi video, sempre qua, su iFrameStudio.